tennista, oggi squalificato, è stato con me in tribuna, ho visto subito bene la partita, insomma, sono i tuoi, una buona prova, ma non credo comunque che i ritmi siano stati alti, però credo che ho visto una buona squadra, un buon Monasterace che è riuscito a controllare bene la partita, a vincere anche 3-0. Un'analisi perfetta, anche se noi siamo andati in vantaggio subito prima della prima mezz'ora, quindi ovviamente abbiamo cercato di amministrare. Il Pianopoli credo non ci abbia mai impensierito, se non su un'azione in ripartenza con il fuoriquota, il numero 11, che secondo me è un bravissimo giocatore. Però noi abbiamo fallito parecchie occasioni anche oggi, sia nel primo tempo sia nel secondo in modo clamoroso, però come dicevi tu, sì, il secondo tempo poi è stato un monologo nostro, cercavamo di chiudere immediatamente la partita, ci siamo riusciti con due bellissime azioni, perché soprattutto il secondo gol credo sia stata un'azione spettacolare. Noi dobbiamo pensare partita per partita, ora ci godiamo questa vittoria, meritatissima, poi pensiamo a sabato prossimo lo scontro diretto contro la Vallata. Allora, con noi anche il discorso servo tecnico del Pianopoli per Inter Forze Città di Maina. Allora, Francesco, credo che il Pianopoli abbia fatto un buon primo tempo, perché alla fine della nel primo tempo c'era stato un equilibrio, anche perché non è che il Monasterace ha segnato subito, ha segnato dopo al trentesimo, proprio il primo tempo, a mezz'ora. Poi nel secondo tempo cosa è successo? Nel primo tempo ce lo siamo giocati, l'episodio è andato a favore a loro sul gol, io su un'occasione a tu per tu non siamo stati bravi a concretizzare. Poi il secondo tempo, secondo me c'è stato pure un calo psicologico, va, nel senso che giocare contro la prima e stare sotto 1-0 implicitamente ha portato i ragazzi a quasi non giocarsela. Magari se ci fosse stata un'altra squadra con una classifica diversa, implicitamente avevamo il dovere morale di ribaltare il risultato, quindi magari avremmo reagito in maniera diversa. Però il Monasterace è una bella, bella squadra, quindi è merito loro che hanno saputo gestire il risultato e poi chiudere. Gli arbitri, purtroppo oggi c'era sia un bel pubblico di Pianopoli sia un altro, parecchie persone di Monasterace, quindi quando c'è un'occasione dubbia e gridano 30-40 persone del Pianopoli, 30-40 persone del Monasterace, l'arbitro se ha un dubbio e va ancora più in confusione, noi dobbiamo cercare di aiutarli. Alcuni errori sono stati orrori, grossolani, però non mi sembra che c'è stata malizia, perché ha sbagliato sia nei confronti del Pianopoli. Da quello si voleva aiutare anche per due squadre, cosa è stato là. In campo devo dire che c'è stata una partita molto corretta, quindi ci sta che l'arbitro sbaglia, così come abbiamo sbagliato un'infinità di cose noi oggi, quindi così come abbiamo la giornata storta noi, la possono avere pure loro.